Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo vlog. Ormai ho preso l'abitudine di iniziare i miei vlog qui davanti all'albero di Natale. Questo è il vlog del nostro Natale e infatti è il 24 dicembre. Sono le 5 e stiamo per dare inizio a tutte quelle tradizioni che praticamente portiamo avanti da tutta la vita e che stiamo cercando di tramandare anche a Katia. Quindi che cosa è successo oggi? Oggi ho cucinato un po' perché ho preparato qualcosa per il pranzo di Natale di domani che ovviamente vedrete a suo tempo. E poi ho finito di impacchettare gli ultimi regalini di Natale. Perché inizio a registrare il 24 dicembre? Perché noi abbiamo una tradizione che non tutti in realtà in Italia conoscono, che si chiama battere il ceppo. Quindi è una cosa che facciamo ogni 24 dicembre da quando io ero piccolissima, perché è una cosa che faceva il mio babbo quando era bambino e che adesso insomma coinvolge anche chiaramente la nostra bimba. Inoltre il 24 dicembre andiamo sempre alla messa di Natale. Quindi niente, adesso vi porterò con me, finisco di preparare le ultime cose, poi mi cambierò e andrò nel paese natale del mio babbo, per l'appunto nella sua vecchia casa, quella che è stata della mia nonna, dove lui è nato e cresciuto. È lì che batteremo il ceppo, che ci scambieremo quelli che sono i primi regalini, i primi pensierini, primo ovviamente di quelli più importanti, più consistenti, che arrivano sempre a Natale tramite Babbo Natale chiaramente. Quindi niente, direi che è ora di cominciare questo viaggio nel nostro Natale 2021 e vi porterò con me come sempre. Il vestito che indosserò stasera e domani è un vestito che ho comprato lo scorso anno sempre per Natale, ma purtroppo, se ricordate, l'anno scorso eravamo praticamente chiusi, non potevamo fare niente, non potevamo uscire, vedere persone eccetera, quindi l'ho sfruttato veramente poco e sono felice di poterlo riutilizzare quest'anno. Bene, io direi di andare. Ceppo, sei pronto? Ceppo, sei pronto? Eccolo! Guarda quello! Guarda qui! Sono la della Katia? Guarda qui! Ma com'è grosso, guarda, si è aperto! La tradizione vuole che il ceppo sia un aiutante di Babbo Natale. In realtà, quando il mio babbo era piccolo, nel suo paesino di montagna, che di solito a Natale era ricoperto di neve, non arrivava Babbo Natale. C'era soltanto il ceppo che veniva battuto il 24 dicembre. Battere il ceppo, secondo la nostra tradizione, significa avere in casa un ceppo di legno, per l'appunto. Il bambino si posiziona davanti al ceppo con gli occhi bendati, perché la magia deve rimanere sempre nascosta. Con una paletta in mano, di solito quella che si usa per togliere la cenere dal camino, si batte sul ceppo dicendo: ceppo, ceppone, portami un bel regalone. Si sente un rumore, un tonfo sordo, un pacchetto che cade a terra ed ecco che, una volta tolta la benda dagli occhi, vediamo il regalo che ci ha portato il ceppo. Gli altri bambini rimangono nascosti in un'altra stanza e possono uscire soltanto quando sentono le grida del bambino che ha trovato il pacchetto regalo. Nonostante questa sia una tradizione molto vecchia, in realtà si sta perdendo, perché molte delle persone che facevano, che avevano questa tradizione nel paese del mio babbo, poi nel tempo si sono trasferite, sono andate altrove e i figli che sono nati non hanno mai conosciuto questo tipo di evento, questa meravigliosa magia che avviene il 24 dicembre. Noi quindi sì, ci riteniamo molto fortunate perché lo facciamo da quando eravamo piccole, l'abbiamo fatto ogni anno anche quando Katia non c'era e adesso abbiamo una ragione in più per portare avanti questa bella tradizione. Ok, manca poco all'una e noi abbiamo sistemato tutto qui sotto, pronti per domani. Thank you.
lavorato? No, non ho lavorato 24. Quindi sei fannullone? Fannullone, certo. Fino al 2 si riesce.